Chiedo troppo di portarci al parcheggio, Assolutamente no. al garage, quello che c'è in fondo a Varenna. Nessun problema. Ci può portare lì? Possiamo vedere Ci fino a... Grazie, no, ma se si può, se no andiamo a piedi. No, assolutamente, io porto spesso e volentieri fino al silos, Perché era Al l'unico silos, oppure, anche negli alberghi in centro, una cosa là, ma secondo me perché lei si diverte con questo. Anche. Ma anch'io avessi un ristorante farei questo. Avessi un ristorante dico io porto in giro la gente. È una buona alternativa. Eh sì. Dove abbiamo gente però non c'è tantissima resa da una all'altra, è anche piacevole farlo perché c'è abbastanza tempo, no? Certo. Ma è bellissimo questo, l'ha fatto fare quindi? No, questo qui l'ho comprato nel 2006 perché era uscita nel 2006 una... era la prima serie limitata che la Piaggio aveva riproposto di questo modello qua, con la costruzione in India, perché in India ce ne sono tantissimi fatti così, esatto, e avevano fatto una serie numerata di 999 pezzi, di cui 700 con questo motore, 400 diesel e 199 elettrici, era la prima serie elettrica. Allora, ne avevamo preso uno da, sì, lo prendiamo, era un'occasione, e l'abbiamo preso. E dopo l'abbiamo tenuto in garage fino all'anno scorso. E poi vi è servito. L'anno scorso mi sono detto, ma perché no? Usiamolo. Certo. Devo dire che è stato anche un bel aiuto nel proporre questa location. No? È vero, è vero. Che è una cosa sì, assolutamente, assolutamente. Dopo quando piove, diluvia, allora uso per portare a casa soprattutto quando gli ospiti che sono negli appartamenti sopra di noi a salire verso il paese di Perledo, allora uso 500 quando piove, diluvia. L'anno scorso ho fatto salire tre americani, saranno stati tra i 115 e i 120 di lungo. Fantastico. Due dietro e uno davanti con me. Che fatica, ce l'ha fatta. Secondo me l'ho messo alla prova di tutto il mio cinema. Devo dire che ha dimostrato tutta la lealtà che poteva dimostrare. Quindi adesso le facciamo un po' di pubblicità. Come si chiama adesso il locale? La Veranda dei Pescatori. Ristorante La Veranda dei Pescatori a Varenna. Esatto. I piatti alla Veranda dei Pescatori sono tutti eccezionali, eccellenti, ma la cosa straordinaria secondo me, il sorbetto più buono d'Italia si mangia alla Veranda dei Pescatori, che è l'ex trattoria del Cavallino a Varenna. Uno dei nostri locali preferiti in Italia. È uno spot lungo, di 5 minuti. Wow.
grazie ancora. Bisogna sostenere l'Italia quest'anno. Assolutamente. Bisogna sostenere. Assolutamente d'accordo con voi. Tutti noi lavoriamo in Italia e bisogna sostenere. Sì. Sono d'accordo. È così, è così. Grazie ancora. Grazie.